Panda. I got broads in Atlanta. Just to go in the family. Credit cards in the scammers. Getting no looks in the band. Legacy. Oh, non riempite gli insulti a dose come fa lui. Anche se si rimerita, ma no. Siamo persone educate, rispondiamole in modo educato come ho fatto io. Che la verità gli fa più male. Avete visto, no? No al cyberbullismo. Mi raccomando, ragazzi, bravi. Non attaccatelo a lui. Un youtuber famosissimo, amico di sappiamo chi, ha messo una foto photoshoppata del suo fisico. Ma lui non mi sta pigliando per il culo. Ne ho parlato con lui direttamente e dalla mia parte lui non perde tempo preziosi a criticare. Raga, c'è un piccolo equivoco. Io non so neanche cosa sta succedendo comunque. Chiusa parentesi, non sto dalla parte di nessuno io. Non è che sono contro Riccardo. Cioè non sono contro nessuno. Né contro Sapio né contro Riccardo. Io sono neutro. Bella raga. La storia che ho appena pubblicato era per chiarire la situazione che si sta creando. Il diretto interessato sta gettando benzina sul fuoco inutilmente e vi sta riempendo di una marea di cazzate. Quindi vedi di svegliarti e di finirla. Ha affermato addirittura di aver parlato direttamente con Amedeo Preziosi, il quale ha dichiarato di essere dalla sua parte. O 2 minuti fa ho chiamato Amedeo Preziosi per telefono, gli ho chiesto che cosa ne pensasse e lui non era nemmeno a conoscenza dei fatti. Svegliatevi! Non dire che il tuo amico non sapeva niente, che tengo degli audio e degli screen, no? Che potrei smerdare sia te che lui. Ma non lo faccio, forse. Dipende da te, fai il bravo. Non girare la pizza e fai qualche video, non scrivere solo, vergogna. The YSF life. We got London on the track.